Bentornati sul canale di Devi. Ragazzi, con tutto il raffreddore, questo video era doveroso farlo. Sicuramente molti di voi già sapranno la notizia, però per chi l'avesse persa, vi aggiorno io. Allora, la Gaijin ha ufficialmente rilasciato un link che parla della 1.69, il prossimo aggiornamento. In questo aggiornamento finalmente avremo il Tech Tree italiano, Regia Aeronautica. Non dovremo più entrare in questo odiosissimo Tech Tree tedesco per poter utilizzare quelle poche unità a nostra disposizione per quanto riguarda l'aviazione italiana. Nel Tech Tree italiano si parla anche dei jet, quindi non vi preoccupate, ci saranno anche quelli. È un articolo molto breve, però direi molto molto chiaro. Per poter testare subito gli aerei italiani, sono stati messi a disposizione due pre-order che ci garantiranno l'accesso anticipato, diciamo nella closed beta test, appunto per quanto riguarda l'aviazione italiana. Adesso andiamo a vedere le due unità che sono disponibili nel pre-order. Andiamo a dare un'occhiata. Il primo aereo che andiamo a vedere è il Fiat G55S. È possibile acquistarlo tramite il pacchetto, il più costoso dei due, che costa 30 euro. Il Fiat G55S sarà un aereo di Era 4, quindi fatevi anche due conti contro chi potrebbe andare. In questo pacchetto sarà inoltre inclusa una decalcomania, la possibilità di mettere il titolo Centurione nel gioco, 15 giorni premium, 1000 Golden Eagle e appunto avremo anche l'accesso alla closed beta per quanto riguarda l'aviazione italiana, il tutto appena la 1.69 verrà rilasciata. Il G55S è armato, come abbiamo potuto vedere sia dal video che dalle immagini, da un siluro davvero molto grande, quasi più grande dell'aereo, davvero grandissimo, più cannoni da 20 mm per un totale di 3 cannoni. Adesso andiamo a vedere l'altro pacchetto cosa comprende. L'altro pacchetto comprende il Fiat CR32, piccola parentesi, caccia Rosatelli, ovvero il nome del progettista. Dicevo, il costo del pacchetto è di 10 euro e comprende questo biplano di Era 1. Attenzione, anch'esso sarà possibile utilizzarlo appena la 1.69 verrà rilasciata. Andremo ad ottenere, oltre al biplano, una decalcomania, il titolo legionario, più 7 giorni premium e 500 Golden Eagle. Saremo armati con 2 mitragliatrici 7.7 e 2 12.7 Breda, le famosissime. Adesso torniamo nell'hangar per fare alcune considerazioni. Sarò molto breve, le mie considerazioni in generale, cercherò di fare un misto fritto, un riassunto in generale. Allora, per quanto riguarda il costo dei pre-order, sinceramente mi sembra giusto perché la Gaijin fa pagare le unità care, tanto più queste sono alte, perché l'unità di livello 4 può sbloccare praticamente l'intero Tech Tree per assurdo. Se uno vuole giocare un solo aereo, si mette a giocarlo e sblocca appunto tutto il Tech Tree, mentre più scendi di livello meno unità puoi sbloccare, quindi il prezzo di conseguenza sarà inferiore. Fino a qui direi che è stata giusta su questo punto di vista. Poi possiamo discutere sul fatto che magari le 30 euro siano eccessive, ognuno poi dirà la sua. Un'altra cosa che vorrei sottolineare, secondo me non è una cosa da poco, è che c'è una mini guerra tra la Gaijin e la Wargaming, perché la Wargaming ha fatto la sua prima mossa con il rilascio della prima nave italiana. In poche parole, stanno cercando di attirare i giocatori italiani sull'aereo
sui rispettivi giochi. Ovviamente, il giocatore italiano, per quanto mi riguarda, essendo giocatore di entrambi i giochi, magari posso essere attirato di più su War Thunder o su World of Warships, a seconda che ci siano o meno unità italiane. E su questo penso che siamo tutti abbastanza d'accordo. Ovviamente, un tedesco sarà interessato a giocare un gioco, tante più unità tedesche ci sono su quel gioco, mi sembra una cosa scontata. Un'altra considerazione ancora che vorrei fare è che finalmente la community di War Thunder, dopo tanta attesa, non tanto quella di World of Warships, dove alla fine l'attesa è stata relativamente poca, ma quella di War Thunder ha avuto una pazienza davvero incredibile per aspettare un tech tree che sembrava non venire mai alla luce. Finalmente questa cosa è stata risolta, questo problema, e vorrei dire anche a tutti coloro che andavano a remare contro, perché poi devi vedere sempre il rovescio della medaglia, c'erano quelli speranzosi, speriamo che esce il tech tree italiano, così è stato, e poi ci stavano quelli che dicevano, tanto il tech tree italiano non verrà messo mai, i gufi per intenderci. Ora, io ovviamente sono felicissimo del Tech Tree italiano che verrà rilasciato e già vi dico fin da subito che andremo a vedere tutte le unità che andranno a comporre appunto il Tech Tree, dai jet, dai bombardieri, qualsiasi unità che ci sarà al suo interno. Ovviamente poi datemi il tempo per fare i singoli video. Appena verrà rilasciato il Tech Tree, farò un video magari per farvi vedere un pochino le unità che sono state inserite, in modo tale che anche voi a casa sarete partecipi sulla scelta delle prime unità italiane su War Thunder che porterò come gameplay. Ragazzi, spero di aver fatto un video abbastanza, come dire, capibile, nonostante il mio raffreddore. Grazie per l'attenzione, vi ricordo, ultimissima cosa, pagina Facebook nei commenti, no, nei commenti, in descrizione e canale Twitch dove ovviamente sono live tutti i giorni alle ore 15, magari in questi giorni un po' meno perché non sono al 100%. Ancora grazie per l'attenzione e noi ci vediamo alla prossima con il Tech Tree italiano si spera, dai cazzo! Ciao, senza voce, via!